Allora, questa cosa adesso mi mette nel panico perché ovviamente mi ha completamente disorientato, anche perché il Presidente sa ed è presente il mio direttore di Dipartimento che la Commissione è stata assolutamente imparziale, rigida e rispettosa delle regole. Mi raccolgo la Commissione, il piglio autoritario nel presiedere le riunioni della Commissione. Non ve lo quindi il Presidente mi vuole troppo bene, ero Presidente della Commissione, io vi chiederei un applauso per i membri della Commissione che sono qui presenti, il dottor Massimiliano Colombo, il dottor Antonio Lombardo e le mie giovani colleghe Valentina Gigante, Gabriella Gasparrelli e Silvia Tarantini. Ci tengo a dirlo perché sono veramente dei colleghi meravigliosi che ci hanno supportato in un lavoro che è stato complesso, difficile, è stato anche diciamo molto oneroso perché l'ultimo mese dovendo esaminare 170 domande in poco tempo abbiamo lavorato anche 12 ore al giorno, però quando si fanno le cose nelle quali si crede poi si ha la possibilità come per me oggi di vederne i risultati, è la riprova che evidentemente siamo sulla buona strada. Devo dire da questo punto di vista il coordinamento del direttore Patruno che ci è sempre stato vicino e dell'assessore Capone che voleva essere qui oggi e vi saluta è stato molto prezioso. Io a parte il garbo, la cortesia e l'affetto che il presidente Mastroleo e il dottor Giannuzzi mi dimostrano sempre, io qui mi sento veramente a casa oltre che a respirare la memoria, l'ho detto passando dai corridoi dell'archivio, devo fare un ringraziamento a parte a tutti coloro che mi hanno preceduto, quindi mi limiterò solo a tratteggiare delle conclusioni rispetto a tutti i temi che sono stati affrontati, ringrazio l'amministrazione comunale, gli assessori, il sindaco, un sindaco che ascolta i suoi assessori e non interviene, credo che anche questo è un gesto di grande correttezza, di grande presenza, quindi il primo che diventa l'ultimo, quindi è stata veramente una bella manifestazione. Volevo ringraziare il dottor Panaro perché vedere raccontate dagli altri le cose, quindi con una prospettiva completamente diversa, perché io non ho avuto modo di conoscerlo ed è stata veramente molto arricchente ascoltarla, e lei ha compreso perfettamente quella che era l'idea che nel 2016 abbiamo scritto tra l'altro in una delibera, perché lei ha fatto benissimo a ricordarci cosa avviene nel resto del mondo, noi abbiamo sempre una prospettiva che guarda oltre e pensare che lei, non anche se l'ha studiata, l'ha seguita, è consigliere di amministrazione della Fondazione di Bagno, l'ha interpretata così puntualmente bene, trovandoci anche dei parametri, ci fa sentire veramente orgogliosi, cioè quando noi abbiamo immaginato all'inizio della programmazione di puntare sulle biblioteche, perché venivamo già da un ciclo importante del 713 in cui avevamo investito massivamente sul patrimonio e mancava un segmento, le biblioteche, sulle quali non eravamo potuti intervenire perché i fondi che erano restati a disposizione sono stati convogliati su quello che diventerà il fulcro del polo bibliomuseale regionale, mi riferisco alla caserma Rossani, che è costata il 10 milioni di euro e l'utilizzo quindi dei fondi che originariamente erano stati previsti per immaginare una misura diffusa. Quindi quel tra virgolette spostamento o utilizzo di risorse per quella che era una priorità, la caserma Rossani, ci aveva lasciato un po' con l'amaro in bocca, perché sembrava come se rispetto alle risorse che avevamo non avevamo ottemperato del tutto alla nostra missione, ed è stata anche una delle ragioni per le quali io dirigo questo settore ormai da 10 anni. Forse sarebbe stato il caso di diciamo fare un passo indietro e immaginare anche di andare a trovare nuove esperienze. Una delle ragioni per le quali mi sentivo ancora in dovere di dover completare l'opera era colmare questo gap, e devo dire che anche immaginare che la giunta e del direttore Patruno l'impegno a chiedere una proroga dei termini per consentire un allargamento della partecipazione, quindi il termine della presentazione delle domande scadeva ad ottobre, il direttore e l'assessore l'hanno portato a dicembre, questo per me è stato anche un aggravio di lavoro della commissione, perché ovviamente poi negli ultimi giorni si sono ripresentate 170 domande di 170 comuni che andavano esaminate. Allora, l'idea che da quei 10 milioni che dovevano servire sarebbero stati pochi per le biblioteche della Puglia, sono circa 1000 le biblioteche, di cui 500 pubbliche, si sono trasformati in 120 milioni di euro,
per la più grande, come è stata definita dal presidente Chiama, opera di infrastrutturazione del territorio per presidi di comunità, è ovviamente una grandissima soddisfazione. E quindi io la ringrazio, perché se noi rileggessimo le parole, non so se riescono a proiettarle, le quattro righe con le quali noi abbiamo inserito questa misura all'interno della nostra delibera di programmazione, era la 2016, la numero 2016 del 2017, la DGR, la prima DGR che fa partire la strategia Smart Team. Se voi leggete che cosa c'è scritto in quell'atto amministrativo, di solito vengono intesi come atti freddi, ci trovate una serie di parole chiave che nel 2016 dettavano il percorso di quello che avremmo voluto vedere realizzato. E se ci pensate, c'è tutto quello che è stato detto oggi in tutti gli interventi che si sono avvicendati prima di queste mie conclusioni. Per cui si rinviene anche quello che diceva lei, dottor Panaro, quello che ha visto in altre biblioteche. In fondo è questo il senso che i granai del sapere vogliono realizzare, e tutte le altre biblioteche che stanno proseguendo nel percorso. Community Library ha già due biblioteche inaugurate, a Caprarica di Lecce e ad Adelphie, e sono contenta di avviare la consegna dei lavori oggi di questa, che spero di vedere realizzata. Anzi, su questa di solito non faccio i tagli dei nastri, però questa spero di venirla a vedere. Allora, pensavo, se oggi tornassi a Bari, nella mia sezione io ho la fortuna di lavorare con gente giovane, molto capace, professionisti, volontari, e immaginavo di tornare da loro e raccontargli quella che è stata la mia esperienza di oggi. E io ho immaginato un titolo: sono andata a lezione di comunità dalla Fondazione di Bagno. Perché vedrete, non mi crederete, ma avevo preparato una scaletta del discorso e tutto il mio intervento in fondo è improntato a capire come si costruisce una comunità. Perché la prima parola, ma appare anche nei granelli del sapere, prima ancora di biblioteca pubblica, è proprio il senso di comunità. Perché noi crediamo veramente, ci abbiamo creduto dal 2016, che le biblioteche fossero un potente agente di coesione sociale, che è un altro elemento fondamentale della costruzione della comunità. Quindi, come si costruisce una comunità? L'avete detto voi, mi limito solo a fare sintesi di quelli che sono stati i pensieri. Innanzitutto, provando a mettere insieme quelli che sono gli attori della comunità, le istituzioni che oggi erano presenti in composizione da guerra, addirittura tutti gli assessori che in qualche modo partecipano alla realizzazione del comune obiettivo, e tutti con un comune sentire. È stato bellissimo vedersi avvicendare le competenze senza che nessuno dicesse no, ma è il mio progetto, no, è una mia prerogativa. Anzi, vi chiederei di coinvolgere anche il responsabile degli uffici finanziari. L'assessore al bilancio è fondamentale, anche perché egli stesso capisca a volte come intervenire per evitare che impegni di bilancio o quella che è la burocrazia massima dell'impegno contabile possa poi costituire un vulnus nel prosieguo dell'attività. E ve lo dico perché mi sono trovata a intermediare tra gli uffici, perché a volte appunto se ne fa una questione di preminenza, di primarietà, non sono stato avvisato, non sono stato avvertito. Quindi le istituzioni erano presenti, le scuole, c'era il preside di un istituto scolastico che con orgoglio ha detto di aver partecipato, comunque seppur un bando ministeriale, ma noi non ne facciamo una questione di campanile, ad un bando sugli istituti scolastici. Probabilmente questo comune ha anche partecipato a una nostra misura, i luoghi identitari, che prevedeva questa partnership tra amministrazione comunale proprietaria del bene e istituto scolastico, che poi deve consentire una misura innovativa di valorizzazione del patrimonio. I luoghi identitari, perché l'identità fonda la comunità. Penso ai volontari e professionisti che operano nei settori. Qui Lector in Fabula raccoglie tanti giovani che mettono a disposizione poi la loro professionalità e capacità per portare avanti una macchina che è una grande prova di socialità. Ho avuto l'onore di partecipare ed è stato molto bello. L'appartenenza. Quindi un elemento fondamentale, ovviamente non c'è comunità se chi ne fa parte non appartiene, non se ne sente elemento fondante. E per l'appartenenza è fondamentale il recupero del senso di identità, che purtroppo si perde a causa degli scarsi strumenti di partecipazione ai processi di fruizione, e anche ad un altro aspetto: chi anche vuole partecipare non si sente protagonista.
non si sente pienamente coinvolto. A volte non siamo capaci di dare il giusto valore alle persone che devono essere riportate al centro dei processi, perché a volte anche non con dolo, ma perché siamo tanto appassionati dalle carte, da quello che facciamo, che ci dimentichiamo che poi, anche quando costruiamo misure che sono, diciamo, definite e delineate sulle persone, le persone poi non le invitiamo a partecipare nella giusta maniera. Lei ha già ragione, assessore, quando scherzosamente ricordava che per le persone nei convegni al di sotto di 1,30 m ci possono essere problemi. Le voglio dire questo, che i progetti più belli che ho visti realizzati all'interno delle community, fatti dagli istituti scolastici, perché noi abbiamo finanziato 3 community di 3 istituti scolastici, in luoghi tra l'altro della Puglia che vivono il senso dell'abbandono e della periferia. Il prossimo ad essere inaugurato sarà l'istituto scolastico di Altamura, della città di Altamura, in un quartiere degradato. I bambini hanno saputo disegnare la loro biblioteca, questo è successo anche a Canosa, immaginando delle postazioni per la disabilità. Cioè la prima preoccupazione era aiutare il cugino che non può salire la rampa di scale, quindi immaginare per loro delle sedute fatte apposta per loro. Ora, io vengo da una generazione, ho quasi 50 anni, non immaginavamo neanche di avere la percezione fisica di questa possibilità. Vedere i bambini che si preoccupano di portare con sé il parente, l'amico che non ha le stesse possibilità, è stato veramente un bel segnale. Disegnati a mano dai bambini, lo conserveremo e immaginiamo poi di farlo vedere, di farne una pubblicazione, perché è stato i quaderni della partecipazione sono state una delle cose più belle del lavoro della commissione. Quindi stiamo sempre costruendo la comunità, dobbiamo più che portare dentro tenere insieme, ed è questo l'idea che abbiamo del superamento dell'inclusione verso la coesione sociale. L'inclusione, e noi siamo convinti che le biblioteche possono essere un importante presidio di inclusione, ci consentono di portare dentro chi per tante ragioni, per disabilità, perché non appartiene alla comunità, perché è più indietro, portarlo dentro, ma noi dobbiamo rinsaldare i legami, e questo è il senso della coesione. E vi vorrei leggere la definizione che il Consiglio d'Europa ha dato di coesione sociale, perché spesso noi utilizziamo questo termine in maniera convinta, tant'è che lo usiamo sempre in via di inclusione e coesione, però forse non ci siamo mai interrogati fino in fondo su quello che è il valore della coesione, almeno quella che è contenuto in un provvedimento, potremmo definirlo il soft law. La capacità della società di assicurare il benessere di tutti i suoi membri, riducendo il più possibile le disparità ed evitando le polarizzazioni. Allora, siamo persuasi che le biblioteche, per essere presidio di inclusione, di coesione, debbano innanzitutto pensare al benessere equo e solidale, i famosi BES, che sono questi indici di impatto delle misure e delle politiche economiche, ma che riguardano soprattutto la cultura, e che prova ad individuare degli elementi per poter misurare attività che non hanno almeno impatto diretto di tipo economico. Quindi perché la regione deve continuare a sostenere la valorizzazione del patrimonio per esclusivi fini culturali? Questo è qualcosa che, in aggiunta al potenziamento dell'industria culturale creativa nella quale crediamo, è una cosa in aggiunta al partenariato pubblico-privato, è una cosa che va più verso il terzo settore, cioè quella che è la cooperazione, anche richiamata recentemente da Mattarella come uno dei possibili strumenti di gestione dei contenitori culturali. Vi dirò di più, stiamo provando a sperimentare la gestione lì dove non si riesce a sostenerla con il privato, perché l'attività non è lucrativa, connettendo anche i centri che fanno riabilitazione delle giovani generazioni che sono disagiate. Immaginate i CRAP, non so se ne avete mai sentito parlare, che sono dei centri che accolgono i ragazzi che provengono da famiglie appunto disagiate, le forma e prova a rimetterle nel mondo del lavoro. E la difficoltà qual è? Che purtroppo, per una serie di ragioni che voi potete immaginare, questi ragazzi non riescono a collocarsi nel mondo del lavoro. Allora, quale migliore opportunità della cultura
perché non consentire loro di inserirsi in questi contenitori culturali che a volte non hanno gestore e provare a stimolarli ad avere rapporti con i loro coetanei? Immaginiamo un progetto che possa ad esempio connettere anche le professionalità con questi giovani, perché non giovani psicologi neolaureati che hanno bisogno di fare lo stage, che invece di farlo in strutture di cura che possono anche costituire una sorta di vulnus o di varco, non metterli all'interno di luoghi ameni come possono essere gli archivi o i luoghi della cultura e provare quindi insieme a svolgere un cammino di comunità, anche quello. Abbiamo sperimentato nei musei lo sport. Sono d'accordo con lei che la lettura è forse la forma migliore di sport perché aiuta a vivere meglio, ma anche lo sport è cultura, e quindi perché non stimolare i nostri giovani fruitori che magari ritengono questi luoghi chiusi o non diciamo vivibili e farli sperimentare attività che uniscano la formazione, che uniscano l'attività didattica ma con il divertimento, che non è però un divertimento fine a se stesso, perché ci sono tante associazioni che organizzano i musei, le feste o organizzano luoghi laboratoriali. Noi abbiamo provato a fare di più, abbiamo sperimentato attività che sono collegate alla natura del museo. La sperimentazione è partita a Foggia al Museo di Storia Naturale, e a parte c'è stato il sold out nei primi 3 mesi, c'è stato fatto un protocollo con gli istituti scolastici e credetemi, il sabato mattina e il sabato pomeriggio, vedere queste stanze di museo, che sono un po' come i magazzini dei libri o come la vostra biblioteca civica, almeno per il momento, cioè una biblioteca tradizionale, il nostro museo tradizionale, vedere le voci festanti di questi bambini che correvano nei corridoi, ovviamente contro tutte le regole del silenzio che di solito bisogna osservare in questi luoghi che vengono considerati come luoghi intoccabili, in cui non si può fare nulla ma bisogna solo osservare, è stata una cosa meravigliosa. Noi speriamo di sostenerla questa azione anche in una nuova misura. Il direttore Patruno ha già sottoscritto una delibera di giunta che ci auguriamo che l'assessore Capone, ma ne sarà assolutamente diciamo una sostenitrice, che prevede la programmazione di risorse del bilancio autonomo. L'emendamento al bilancio era del consigliere Colonna e che spero possa venire a favore anche dell'archivio della Fondazione di Bagno. Quindi, e mi avvio alla conclusione, rispetto alla necessità di sostenere questi processi inclusivi, arriviamo all'aspetto della gestione. Allora, in una comunità possono coesistere tradizione e innovazione. Non è detto che le biblioteche siano solo biblioteche innovative, ma possono essere anche le biblioteche di conservazione che attraverso la rete si aprono ad un nuovo modo di fruizione che comunque sia sempre orientato all'allargamento dei pubblici e siano orientati a tenere in considerazione le diverse esigenze del pubblico, perché il pubblico sia protagonista. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. E anche la doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l'obiettivo della promozione della cultura, ma è un mezzo per la loro conservazione e diffusione. Questo è molto importante. Ecco perché la cultura è in crocevia tra, da un lato, economicità, attività di impresa, potenziamento della creatività, le industrie culturali creative, ma dall'altra parte ci deve essere sempre questo aggancio a processi di promozione e diffusione della cultura liberi. Libera accessibilità dell'informazione, libera ricerca. Ha ragione, condivido pienamente il tema degli archivi con il quale ci siamo sempre confrontati, e purtroppo ancora una ritrosia, ma faremo la manifestazione del bullismo degli archivi e del falso storico, perché purtroppo anche quando abbiamo cercato di scrivere la nostra legge, la 17 del 2013, una legge innovativa sui beni culturali della Puglia con la soprintendenza archivistica, abbiamo notato ancora un certo attaccamento al patrimonio e alla necessità di conservare il patrimonio. Allora, siamo tutti convinti che oggi, se non avessimo quel patrimonio conservato, che è stato il frutto di grande impegno da parte della Regione, 700 milioni di euro in 20 anni di fondi comunitari, noi oggi non staremmo a parlare di patrimonio.
Però bisogna provare ad avere un approccio che è lungimirante, perché quando gli specialisti saranno andati via, e purtroppo è lo stesso ministero che non li assume, quindi c'è stata la crisi delle archivisti e delle professionalità, si rischia che anche quel patrimonio poi sia chiuso. Cercavo una frase per concludere il mio intervento. A parte che dopo tutto quello che è stato detto e fatto qui, sono d'accordo con te, Presidente Mastroleo. Quod super est, date pauperibus. Ma al di là di questo, in realtà, la frase più bella è quello che avete scritto nella vostra brochure. Un'occasione per ascoltare quello che si muove altrove, oltre che mostrare quello che andiamo realizzando. Io vi sono veramente grata per questo, per il convegno che avete organizzato, per la partecipazione verso un progetto. Infatti il finanziamento è stato avuto, certo, lo dovete mantenere perché può essere revocato, però in fondo ormai potrebbe essere un problema di altri. Invece immaginare che abbiate definito e programmato una giornata di incontri e di studi per parlare dei vostri granai del sapere costituisce un grande orgoglio per noi che porteremo come buona pratica. Vi ringrazio.